Io inizio questo video chiedendovi scusa. Scusa perché l'altra volta ho fatto il video sulla Z4 e non c'era neanche un traverso. E questa cosa mi rendo conto che sia inaccettabile per un canale come questo, per una macchina come questa. Quindi oggi sono qui al circuito Tazzi Nuvolari per portarla in pista. Non saranno le condizioni migliori, non sarà la situazione ideale, però è per terra bagnato. E gomma non tiene, il traverso viene più facile. Non vi sto a rispiegare tutto su questa macchina perché ho fatto un video dedicato che probabilmente avete già visto. Se non l'avete visto, l'ho linkato qui sotto, dove vi racconto questa spettacolare Z4. A questo punto direi che è l'ora di entrare in pista. Non ho i guanti oggi, li ho dimenticati a casa. Allora, voglio entrare con tutto attaccato, con tutti i controlli attaccati, per farvi vedere quanto questa macchina, con tutti i controlli accesi, aspetta, mettiamo in Sport, ok? Sport Plus. Con tutti i controlli accesi, vedete come ti salva sempre, no? Parte e lei inizia a tagliare, quindi te la tiene lì. E questa è una figata perché comunque in strada, sai, quando, cioè, tu vuoi sopravvivere in strada, no? Visto come me la salva? Guardate, proviamo qui. Non sovrasterzo, non controsterzo neanche. Avete visto? Ero giù tutto, eh. E questa è una cosa bella perché comunque per strada l'utente medio che la prende vuole uscire a farsi la domenica, magari si deconcentra un attimo e lei ti salva. Ora, dato che siamo in pista, stacchiamo il traction. Quindi l'ho schiacciato solo una volta. Non ho staccato tutto, ma ho staccato solo il traction. Mettiamo il cambio manuale. Che bello! C'è il fotografo lì, l'ho fatto apposta. Che figata comunque da guidare, raga. Nonostante il bagnato, sembra davvero di avere un go-kartino in mano. Stacchiamo tutto, tengo premuto il tastino. Non ho più niente che va a tagliare per salvarmi. Fotografo. Raga, è di un divertente sta macchina, pazzesco. E poi è proprio facile. Si può essere più cretini nella vita? Si può? Posso dire che con tutto staccato è comunque facile da guidare come macchina, quello è il bello. Cioè ti fa divertire, ma ti diverti tanto, eh. Ed è sincera. Ora lasciamo stare il fatto che comunque non ho fatto le pressioni e la pista è bagnata, umida, cioè non è proprio il massimo. Comunque cioè, è incollata a terra sta macchina, tiene di brutto. Cavolo, questa mi dà proprio la sensazione di un'auto da corsa, bassa, bella rigida, bella incollata a terra, con tanto grip in curva. Vi direi che la sensazione è quella, che è quello che un po' ci si aspetta da una roadster, no? Mentre lascio di sottofondo questo giro in cui cerco di spingere, ma la pista è veramente tanto scivolosa, quindi non sembra, ma così sono veramente al limite. Vi voglio descrivere la sensazione che si prova alla guida di quest'auto. Appena si sale a bordo e ci si siede al sedile di guida, si nota subito come la posizione sia veramente bassissima. Si è quasi a livello del suolo. E quindi le gambe sono più distese rispetto a un'auto normale. E l'altra cosa che percepisci immediatamente appena l'accendi e fai la prima curva è che ti sembra di stare su un'auto super sportiva. È incredibilmente diretta. Cioè, tu giri il volante, boom, e lei fa la curva. Sembra di stare su un go-kartino, anche per il fatto che la macchina è tanto bassa e un go-kart, ok? E anche la coppia e la risposta del gas sono molto dirette. Cioè, appena lo schiacci, boom, ce l'hai subito. Diretto. Vi giuro, per uno come me abituato al racing, ti fa veramente godere.
E avete visto il video dell'M2CS, no? Ecco, sono due tipi di godimento differenti. Con l'M2CS hai il divertimento dato da un'auto corta, con tanti cavalli, che si intraversa facilmente, con un assetto più da auto GT. Mentre qui invece è il godimento di un'auto bassa, rigida, diretta, rapida, tipo auto da corsa a formula. Ecco, e nonostante ciò, nonostante sia un'auto che ti dà la sensazione di rigidezza, durezza, rapidità, è incredibile come in strada, quando passi sulle buche e sui tombini in modalità comfort, la macchina sia comunque morbida. Cioè, sono riusciti a coniugare l'essere rigida, caratteristico di un'auto da corsa, con il comfort di un'auto che usi per strada. E questa cosa la noti subito ed è davvero bella. Mamma mia, ragazzi. Ma io mi chiedo, perché è così divertente? Cioè, ci deve essere una spiegazione scientifica al motivo per cui è così bello andare in pista, scannare come i pazzi. Cioè, ci deve essere una spiegazione logica. Io non riesco a capire. Se prima era sporca, adesso lo è ancora di più. Però quello sporco che ti soddisfa perché viene da una sessione di guida in pista. Detto questo, anche a sto giro ho capito che devo fare un corso di drift, perché a fare quella roba che entri in curva di traverso, la fai tutta di traverso e spazzolata ed esci di traverso, non l'ho mai fatto in vita mia, devo imparare come si fa. Per il resto, per quanto riguarda invece la guida in pista, che è quella che insomma, devo dire che questa macchina mi ha fatto divertire come un pazzo. Se consideriamo che non avevo le gomme ideali da pista, non avevo minimamente fatto le pressioni, era bagnato, quindi non erano in condizioni ideali per andare forte in pista, cavolo, era veramente divertente. Perché ti dà proprio la sensazione di un go-kart, ok? Di qualcosa di piccolo, incollato a terra, basso e agile. E quella è veramente una figata. Nella guida in pista, laddove tu cerchi la velocità, cerchi la guida sportiva, questa è proprio la tipologia di auto che a me fa impazzire. E che figata.